25 gol fatti, 3 subiti, sono soltanto l'antipasto per quanto riguarda Lanzio Lavinio di Mauro Fontemaggi, terza giornata del campionato provinciale di Serie D femminile. Questa sera Lanzio Lavinio affronta l'Atletico Calcio Roma. Pronto, Atletico Lanzio Lavinio che schiera il quintetto con la maglia celeste, pantaloncino nero e calzettone celeste, mentre risponde l'Atletico Calcio Roma con il completo giallo-rosso, proprio la formazione romana a manovrare questo primo palla persa, si invola rete Nobile, prova disturbata da Coletta, c'è anche il vantaggio. Il vantaggio dell'Atletico Calcio Roma, primo cambio anche sulla panchina per Aiello che entra in campo con Colletta, la palla messa in mezzo, non arriva sul secondo palo. Berardi chiama lo schema, pallone scodellato in avanti, Nobile ha la possibilità, si libera anche di Colletta. Qualche istante fa Mastro Francesco, palla recuperata da Mastro Francesco e Danella, il tiro sulla diagonale, palla sul fondo, grossa opportunità. Coletta senza guardare, poi recuperano le romani con Gattulli e con Moroni, il raddoppio. Mastro Francesco, Coletta, la palla in mezzo, buona la possibilità al Mastro Francesco, il tiro e c'è il gol che accorcia le distanze. Mastro Francesco a un minuto forse dal duplice fischio, possibilità ancora per Lanzio, Danella, c'è il gol del pareggio spettacolare con il piede mancino, palla a mezza altezza, ancora Nobile per le romane, palla messa in mezzo, Maramigi arriva a rimorchio, la palla messa in mezzo, no, grossa indecisione di Mariani. Massa Francesco, vai Paola, e il tiro da parte di Danella, la risposta di Piccinni. No, si fa rubare palla adesso Mastro Francesco, si invola a rete e c'è il gol da parte di Nobile che firma la doppietta personale, quarto gol per l'Atletico Calcio Roma. Sempre velocemente con Aiello, il tiro, la soviata che però lambisce soltanto il palo. Moroni, Coletta ancora, esce molto elegantemente, dà la possibilità dalla parte opposta dove trova Mastro Francesco e Moroni salva la porta. Coletta, Aiello si libera, la possibilità contro Piccinni e c'è il gol, il gol, meno uno, Lanzio Lavinio torna a meno uno. Aiello, Tone in mezzo per Danella, si gira Aiello, la possibilità, il tiro, c'è il pareggio, pareggio del Lanzio Lavinio, 4-4, insistente la manovra e porta il gol, questa volta del pareggio. E proprio poco prima del fischio finale arriva il pareggio, Lanzio Lavinio questa volta rallenta la sua corsa.